ambiti che con il virus non avevano alcun apporto diretto. E ci chiederemo infine come l'intero processo e i suoi effetti potrebbe influire sull'individuazione delle responsabilità civili. Io sono Tommaso Vesentini, sono un giornalista, sono il coordinatore di Sanità 360, che è lo spazio online dedicato alla comunità del risk management sanitario ed è edito dalla Mutosham. Con me oggi sono in collegamento la dottoressa Francesca Romana Pezzella, che è un neurologo del Dipartimento di Neuroscienze al San Camillo di Roma e presso la Regione Lazio invece consulente dell'area rete ospedaliera e specialistica della Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria. Al suo fianco la dottoressa Alessandra Grillo, che è direttore delle operazioni per conto dei Sharm Italia. Quindi, dottoressa Pezzella, intanto benvenuta e grazie del tempo che ci sta dedicando. Entriamo appunto subito in medias res, ma facendo una premessa, nel senso che noi dobbiamo affrontare il campo delle linee guida per capire come queste linee guida hanno influenzato, cambiandosi attraverso l'esperienza del Covid, anche l'accesso alle cure in ambiti che con il Covid non ne avevano un contatto diretto. Per farlo dobbiamo fare un piccolo passo indietro e delineare il contesto nel quale ci stiamo muovendo, cioè il meccanismo delle linee guida e come funzionano. Lei può darci una panoramica su questo ambito che è di fatto uno dei motori dei meccanismi sanitari? Certamente, grazie a tutti, buonasera ad Alessandra Grillo, buonasera a Tommaso Visentini e a tutti i nostri amici che sono oggi qui con noi. Assolutamente sì, rispetto alla domanda del dottor Visentini, partiamo anche con una piccola presentazione che ho organizzato per poter anche diciamo così essere più efficace e poter raccontare meglio questo tema estremamente delicato che è quello delle linee guida e di come sono cambiate, qual è stato l'effetto della pandemia Covid, una sfida completamente nuova per il nostro paese e per il mondo intero. Come sapete, e le linee guida che cosa sono? Spesso è un termine usato a proposito, non a proposito. Nell'ambito strettamente medico intendiamo quella che è la definizione dell'OMS, vale a dire sono dei documenti che contengono delle raccomandazioni finalizzate a migliorare l'assistenza dei pazienti, quindi la qualità dell'assistenza dei pazienti. Queste raccomandazioni devono essere basate su una revisione sistematica delle evidenze scientifiche e sulla valutazione di benefici e rischi ed anche di opzioni alternative. In questa slide vedete come ho organizzato la presentazione e quindi quali saranno un pochino i temi che andremo a toccare. Come sapete, nel nostro paese il sistema delle linee guida prodotto tantissimi diversi testi, tantissime diverse raccomandazioni che sono state il risultato del lavoro di tutta una serie di differenti players, di tutta una serie di differenti stakeholders che vanno dalle società scientifiche anche a gruppi di società scientifiche interdisciplinari, con società di pazienti, pubblico, privato, veramente un mondo estremamente, estremamente vario ed è probabilmente anche per mettere ordine in questo mondo che è stato istituito il Sistema Nazionale delle Linee Guida con un decreto appunto del 2018 che ha attribuito all'Istituto Superiore di Sanità l'unico punto di accesso a quello che sono le linee guida riconosciute in qualche maniera dal nostro Servizio Sanitario Nazionale. Il sistema delle linee guida quindi che cosa fa? Consente di valutare, aggiornare e pubblicare queste così importanti raccomandazioni in tutti i campi ovviamente della scienza medica e della clinica e queste raccomandazioni ovviamente devono rispondere a degli standard, quindi il ruolo dell'istituto è quello fondamentalmente di verificare che le linee guida che gli vengono presentate rispondano a determinati standard metodologici e che quindi la linea guida sia stata predisposta in maniera corretta rispetto a questi standard.
A questo punto, una volta che gli standard sono stati verificati, l'istituto definisce e pubblica queste raccomandazioni all'interno di un sito che è molto anche facile da consultare, che è aperto ovviamente a tutti, al pubblico ovviamente. Una volta che queste linee guida sono state inserite quindi nel sistema sanitario, nel sistema nazionale, è chiaro che oltre che verificarne la conformità, ma vengono anche raccomandate degli aggiornamenti di questi documenti, e gli aggiornamenti di questi documenti sono ovviamente uno dei lavori che vengono portati avanti costantemente dalle società scientifiche e dagli altri interlocutori che se ne sono occupati. I requisiti fondamentali di una linea guida di elevata qualità sono riassunti in questa slide. Sostanzialmente è molto importante andare a valutare il gruppo che ha prodotto la linea guida, qual è stato il processo decisionale che ha portato la produzione della linea guida, e poi un tema estremamente scottante è quello dei conflitti di interesse. Infatti i conflitti di interesse debbono essere dichiarati da tutti gli autori, da tutti i partecipanti al gruppo, e devono ovviamente riguardare quelle che possono essere le attività specifiche inerenti all'oggetto di studio, quindi all'ambito della linea guida stessa. Ovviamente la qualità della revisione delle evidenze scientifiche e il sistema anche di valutazione dei diversi risultati delle evidenze scientifiche stesse. Questo è anche molto importante. Infatti nella letteratura internazionale esistono diversi sistemi. Il sistema GRADE, ad esempio, che stabilisce come la qualità, diciamo così, superiore di un risultato di un trial clinico è quella dei trial clinici randomizzati, controllati in doppio cieco, ovviamente, che tutti noi conosciamo. Eppure sappiamo che questo tipo di studi, oltre che essere estremamente costosi, sono possibili solamente per alcuni tipi di intervento. Pensiamo ad esempio a un intervento quale un intervento riabilitativo, non può sicuramente avvenire in doppio cieco. E quindi esistono poi ovviamente delle modalità diverse di valutare le diverse situazioni, quindi il rating delle evidenze e delle raccomandazioni, e poi non meno importante il fatto di condurre una peer review e una consultazione dei diversi stakeholders prima di pubblicare le linee guida, in quanto la possibilità di offrire a degli stakeholders esterni, a dei revisori esterni, l'opportunità di individuare delle criticità o comunque degli aspetti non sufficientemente approfonditi è sicuramente un'opportunità da non perdere per gli autori delle linee guida. Ovviamente l'aggiornamento, come vi dicevo, è molto importante. Sappiamo che alcune linee guida vengono aggiornate annualmente, altre linee guida invece vengono aggiornate molto più di rado. Questo perché accade? Accade perché le evidenze scientifiche non è detto che seguano un passo molto veloce, come vedremo poi dopo. Nel caso del Covid il passo è stato velocissimo, ogni giorno c'era una novità e quindi è stato anche molto difficile correre dietro alle nuove evidenze, ma questo non accade sempre. Ovviamente ci sono delle condizioni in cui le differenze, gli aggiornamenti delle linee guida avvengono a distanza anche di qualche anno. Ovviamente, come dicevamo prima, al di là del conflitto di interesse, anche eventuali sponsor e finanziamenti debbono essere dichiarati. Quindi chi può in effetti proporre una linea guida all'Istituto Superiore di Sanità? Gli enti pubblici, gli enti privati, le società scientifiche, le associazioni tecnico-scientifiche delle diverse professioni sanitarie che siano iscritte in un decreto specifico, che è quello del Ministro della Salute del 2 agosto del 2017. Ovviamente tutto questo deve seguire un iter, quindi questi gruppi possono inserire nella piattaforma la loro proposta di linea guida. Questa proposta o è un nuovo lavoro, una nuova linea guida su una nuova condizione, ad esempio il Covid, oppure un aggiornamento di linee guida che siano state precedentemente pubblicate. Mi vengono in mente per esempio quelle relative al trauma. C'è stato recentemente un aggiornamento sul sito dell'Istituto Superiore di Sanità. O altrimenti un'altra possibilità è quella di
tradurre nelle linee guida internazionali, quelle del, ad esempio delle società europee o delle società americane, e proporle anche queste sul sito delle linee guida. Un esempio classico è quello della Società Europea di Cardiologia, che spesso, quasi annualmente, propone delle indicazioni, delle policies, delle guidelines diverse che vengono tradotte dalla Società Italiana di Cardiologia e proposte quindi in questo ambito. Ecco, come potete immaginare, questo processo è un processo piuttosto lungo e normalmente il tempo intercorrente tra l'ammissione della proposta della linea guida registrata nella piattaforma informatica e la presentazione della stessa non può essere superiore a 2 anni né inferiore a 6 mesi, quindi un tempo piuttosto consistente, se vogliamo. E anche l'ultima ricerca bibliografica a supporto delle raccomandazioni contenute nella linea guida non deve essere stata effettuata entro 12 mesi precedenti, quindi vuol dire ovviamente che si cerca di portare avanti una letteratura aggiornata e molto ovviamente, diciamo, molto in linea con quelle che sono le ultime evidenze scientifiche. Questo è il manuale operativo che è disponibile sul sito dell'istituto e anche questo manuale ovviamente va incontro a tutta una serie di revisioni ed è un manuale aperto a tutti che può essere utilizzato per poter produrre quindi proporre una linea guida e vedere se l'istituto la accetta o meno in un tempo che va tra 6 mesi e 2 anni. Ecco, questo è, diciamo, quello che sarebbe stato in condizioni normali. Ora noi sappiamo invece che il Covid ha completamente stravolto questo meccanismo strutturato, nel senso l'ha fatto accelerandolo, ma l'ha fatto anche cambiando la direzione delle informazioni, non più dall'alto verso il basso, ma dal basso verso l'alto, nel senso che per mesi, settimane e mesi, mentre la pandemia, diciamo, si diffondeva in Italia e il paese era bloccato, gli ospedali sono andati avanti senza linea guida o continuamente aggiornando i protocolli sulla base delle informazioni che in tempo reale da diversi centri di ricerca nel mondo o dall'esperienza diretta degli ospedali stessi venivano a concorrere un corpus di diciamo linee guida d'emergenza sostanzialmente che hanno permesso agli ospedali di operare. Come si è sviluppato questo meccanismo e in che situazione è sfociato sostanzialmente? In effetti l'esperienza del Covid ha cambiato completamente questo tipo di approccio perché ci siamo trovati a dover affrontare una nuova condizione in tempi estremamente, estremamente brevi. In questa slide ho voluto riassumere, sono 2 schemi che fanno parte di un report molto interessante di cui raccomando la lettura, che è un report dell'OMS sui primi mesi, i primi 2 mesi della risposta dell'Italia al Covid-19. Come potete vedere, dal 30 gennaio al 26 aprile, in effetti, sono successe moltissime cose. Per cui con tutti i diversi decreti che si sono succeduti, ricorderete sicuramente gli screening della temperatura con i body scan negli aeroporti, ricorderete sicuramente tutta una serie di polemiche che sono nate intorno anche all'indicazione di non far arrivare più direttamente voli dalla Cina in Italia fino a quando c'è stato il primo paziente e chiaramente il primo paziente che ha portato ovviamente a un cambiamento radicale della nostra prospettiva. Qui sulla destra potete vedere l'incremento del numero dei casi positivi e quando siamo arrivati, forse il momento più critico è stato proprio il 3 aprile quando abbiamo avuto il picco del numero dei letti delle terapie intensive occupate dai pazienti affetti da Covid. Nelle prossime slide avremo modo anche di vederlo sempre raffigurato in modo molto, molto impressionante, cioè la differenza anche tra le diverse regioni. Ecco, in questo contesto, che come potete vedere è stato un contesto estremamente rapido, perché siamo passati da un numero
che ancora sembrava si potesse contenere, quindi qui siamo all'inizio del lockdown, al 9 marzo, a una crescita forsennata del numero dei casi e quindi al dover prendere delle decisioni su come gestire e a che livello impostare la risposta rispetto alla problematica su cui ci siamo andati a concentrare. Ecco, l'Italia, diciamo così, i livelli di risposta sono stati diversi. Ovviamente il livello nazionale con la dichiarazione dello stato di emergenza ha permesso di poter mettere in atto molto rapidamente tutta una serie di misure, inclusa quella del lockdown. L'assistenza ospedaliera, come sapete, è stata un'assistenza caratterizzata da che cosa? Dall'ampliamento dei posti letto disponibili nelle terapie intensive, dove i pazienti Covid più gravi venivano accolti. Peraltro questa è una patologia estremamente particolare, perché ne esistono manifestazioni veramente, dal punto di vista clinico la fenomenologia è veramente varia, cioè abbiamo dalla maggioranza dei casi totalmente asintomatici ai casi che hanno un sintomo magari anche semplicemente neurologico, l'anosmia, la geusia, no? Quindi la difficoltà a sentire gli odori o l'incapacità ad assaporare il cibo, che si perde poi completamente, in alcuni casi non si recupera più. E quant'altro. Questo poi ovviamente ha portato all'istituzione di nuove strutture, di nuovo concetto, i Covid Hospital, la decisione di quali potessero essere i farmaci, ed ecco qui l'importanza anche, no, delle linee guida, i farmaci da utilizzare, e l'istituzione di unità, le famose unità USCA, le unità speciali di continuità assistenziale a livello domiciliare, per poter seguire i pazienti o i pazienti dimessi oppure quelli che per fortuna non erano così gravi da doverli ricoverare. E poi ovviamente tutto quello che è stato l'assistenza intermedia, quindi con la possibilità di utilizzare alberghi o altre strutture dove poter accogliere i pazienti che facevano quarantena oppure che appunto avevano delle forme non gravi di Covid, ma venivano appunto invitati a trascorrere lì la loro malattia, ovviamente sempre seguiti e monitorati. Ecco, ovviamente questo ha cambiato anche la necessità di produrre indicazioni rapidamente, quindi queste indicazioni sono arrivate, come sapete, da diverse società scientifiche, cioè ogni società scientifica in qualche modo si è voluta impegnare e a dare delle indicazioni su quella che poteva essere magari l'impatto del Covid nella patologia specifica, quindi dalla società degli anestesisti e rianimatori alla società dei neurologi a quella dei cardiologi e quant'altro. Qualche esempio è quello della SIARTI, appunto, la società degli anestesisti e rianimatori, la società italiana di anestesisti e rianimatori, che ha prodotto, devo dire, a ritmo molto molto veloce, a ritmo serrato, una serie di indicazioni che sono state poi anche riprese dal CTS, indicazioni di cui forse quella più toccante, se vogliamo, è quella relativa alle raccomandazioni di etica clinica per l'ammissione a trattamenti intensivi e per la loro sospensione in condizioni eccezionali di squilibrio tra necessità e risorse disponibili. Questo è stato uno dei temi, credo, più dolorosi con i quali ci siamo dovuti confrontare anche in altre condizioni, anche dal punto di vista organizzativo, quindi con la riconversione di reparti interi, e soprattutto nelle regioni del nord, che, come vedremo nel corso di questa presentazione, hanno dovuto cambiare la loro natura, cioè da reparti di ortopedia, da reparti di neurologia, sono diventati reparti Covid. Raccomandazioni tecniche, indicazioni tecniche, ad esempio quelle controllo via aereo e quant'altro, e ancora un documento a mio avviso molto, molto bello, molto importante, come comunicare con i familiari in condizioni di completo isolamento. Quindi un documento
questo intersocietario, con anche non soltanto SIARTI, ma anche con la Società Italiana di Medicina d'Urgenza e altre società scientifiche, che si è posto il problema di dover, dover dare anche delle indicazioni, un supporto a tutti quei colleghi che dovevano dare notizie di vario tipo, anche le più brutte, per telefono. Perché alla fine il telefono o la videochiamata sono stati gli strumenti con i quali ci siamo trovati, io lo dico appunto come neurologo del San Camillo, con i quali ci siamo trovati a dover fare i conti nel periodo del lockdown. Quindi un altro esempio, vi dicevo, tutta una serie di indicazioni che venivano poi diffuse attraverso i canali non solo delle società scientifiche, ma anche attraverso i canali dei social network. E forse è nei social network che è nata una delle esperienze più particolari. Sicuramente, almeno io non ne ricordo né conosco nulla del genere. Da una parte ci sono state anche le riviste scientifiche che hanno creato degli spazi di diffusione degli articoli, dei papers gratuiti, quindi c'era la possibilità di scaricare qualsiasi articolo, qualsiasi informazione era gratuita ed è tuttora gratuita, quindi la possibilità di scaricare gli articoli, di accedere in maniera assolutamente immediata e free. E poi i position paper e poi ancora questo social network, anche questo unico perché è la prima volta che vediamo una cosa del genere, il famoso gruppo Facebook dei 100.000 medici. Il gruppo Facebook dei 100.000 medici è diventato un luogo dove, di cui anch'io faccio parte, molti medici, penso magari se c'è anche qualche collega collegato, un luogo dove sono state scambiate esperienze cliniche, esperienze tecniche, sono stati discussi casi clinici, sono stati condotti addirittura delle survey chiedendo pareri, presentandone poi i risultati. Ed un esempio è stato ad esempio questa lettera che i colleghi, il gruppo dei 100.000 medici, quelli più attivi hanno voluto indirizzare al Ministro della Salute Roberto Speranza, in cui hanno richiesto, hanno dato dei consigli, per esempio hanno consigliato di poter rendere il più facilmente accessibili i dispositivi di protezione personale, quello di aumentare il numero delle USCA, quindi sul territorio rafforzarlo, ma anche quello di aumentare il numero dei tamponi che venivano fatti, e hanno dato tutta una serie di indicazioni e consigli al CTS, e la risposta di Speranza è stata anche interessante perché lo stesso ministro in risposta ha detto che molti dei punti proposti dai 100.000 medici in realtà erano stati già accolti e previsti dalle sue azioni. Ecco, dottoressa, grazie per questa bellissima panoramica, nella quale lei ci ha anche sollevato molte delle grandi difficoltà che hanno attraversato la prima parte dell'epidemia, parlando delle scelte gravissime in terapia intensiva, della trasformazione di intere reparti e quindi della sospensione sostanzialmente delle attività in quelle parti per il posto dell'attività Covid, o comunque la continuazione di queste attività, nel protocollo di sicurezza. Questa grande che si aggiunge al carico negativo veramente molto pesante per le persone che hanno avuto dei treni recuperati e deceduti per Covid e che non hanno potuto ancora vivere perché hanno potuto comunicare un filtro proprio quella della personalità del telefono che non potevano per la loro sicurezza e per i medici raggiungerli. Tutto questo ha creato un grande vacuum di incertezza. Dovesse dirlo, questo ha fatto spaventare tutto all'inizio e non essendosi incertezza, ovviamente su tutto parte responsabilità, perché questi grandi degli effetti
fruisce impegnata nelle richieste di risarcimento legate direttamente o indirettamente al Covid. Com'è la situazione? Innanzitutto buonasera e ringrazio la dottoressa Pezzella e anche il dottor Visentini per questa possibilità. Volevo fare prima di rispondere alla domanda due specifiche dei punti che innanzitutto volevo ringraziare la dottoressa Pezzella perché ci ha dato una panoramica. Noi spesso parliamo di queste linee guida e spesso non conosciamo esattamente come vengono create e come vengono poi riviste durante il corso degli anni, dunque è assolutamente interessante per tutti noi. Volevo anche evidenziare però come il Covid ha un po' modificato gli assetti, direi quasi geopolitici, dei sistemi sanitari. L'Italia di solito, quando noi andiamo in tribunale o comunque ci confrontiamo con i nostri fiduciari, i fiduciari delle controparti, tendiamo a utilizzare le linee guida internazionali, le NICE oppure le riviste, le revisioni di letteratura come le Cochrane internazionali, e invece con il Covid è stato il mondo intero a guardare noi e a spunto da noi sulle linee guida e gli assetti organizzativi. Su questo fronte mi faceva piacere, la dottoressa aveva già citato l'articolo dell'OMS, ma quello che dice il direttore regionale dell'OMS Europa, Hans-Henrik Klug, in cui appunto evidenzia come l'Italia, che è uno dei paesi con un sistema sanitario più forte, all'indomani del Covid, quando il Covid è arrivato in Italia, ha veramente portato quasi il sistema sanitario a un quasi collasso, e questo ha gettato il panico in tutto il mondo, perché se il nostro sistema vacillava, gli altri stati si sono visti veramente, erano molto preoccupati. E continua dicendo che l'Italia è stata la prima nazione che tutto il mondo, a cui tutto il mondo ha guardato e che ancora oggi fa un po' da riferimento. Dunque questi sono due aspetti molto interessanti da, secondo me, da sottolineare. Tornando alla domanda che mi ha posto, devo dire che già durante i primi mesi della pandemia, quando purtroppo i numeri che aveva fatto vedere la dottoressa Pezzella erano un bollettino di guerra, abbiamo assistito anche a delle impennate di pubblicità che esortavano a presentare le richieste delle richieste danni. Tale fenomeno è stato talmente dirompente che gli stessi ordini, come l'Ordine dei Medici e l'Ordine degli Avvocati, hanno sentito l'obbligo di intervenire, chiedendo a tutti i membri un senso civico, facendo appello al senso civico e di responsabilità di tutti i membri. Devo dire che anche i legali di controparte, o comunque quelli che per noi sono legali di controparte, ma i legali che assistono le vittime spesso, hanno scritto, pubblicato articoli o rilasciato delle interviste in cui anche loro facevano appello ai loro colleghi di rivedere questo approccio un po' aggressivo, proprio perché la situazione che stavamo vivendo era talmente particolare, talmente fuori dal comune, che in realtà è stata assimilata da più parti a una guerra, una vera e propria guerra. Questo anche perché anche a tutela delle stesse vittime, perché è importante per le vittime ricordarsi che quello che poteva essere considerato, può essere considerato un errore, una negligenza, un'omissione in periodo, lo chiamo, di pace, non necessariamente sarebbe stato valutato così in questo periodo di pandemia. A oggi veramente non possiamo ancora dire se ci sarà un'impennata, perché comunque la MedMal ha dei tempi molto lunghi, si sviluppa durante gli anni. Quello che però mi premeva evidenziare è che ci sono due fenomeni, dobbiamo parlare di due fenomeni distinti. Uno, quello che sono i casi Covid, cioè coloro che hanno in qualche modo hanno avuto dei problemi legati alla gestione della malattia Covid, o sono stati contagiati anche a livello all'interno delle strutture sanitarie dal Covid, e quelle che forse in modo un po' atecnico noi definiamo il Covid indiretto, cioè tutti quegli soggetti che non hanno potuto usufruire del livello di assistenza normale perché
il mondo sanitario era incentrato a curare il Covid. Pensiamo alle persone che erano in attesa o di ricevere o di fare i test per scoprire se avevano un tumore o no. Tutte queste attività a un certo punto sono state bloccate. Dunque, anche lì c'è stato o ci può essere stato una serie di vittime, è brutto dire, però secondarie del Covid, indirette del Covid. Quello che potremmo chiamare un effetto d'aria, nel senso. E questo, dottoressa Pezzella, questo è, diciamo, questo intervento della dottoressa Ghiglia ci porta proprio nel cuore del nostro intervento, del nostro appuntamento. Quindi, quanto sono cambiate le possibilità di accesso alle cure e alle diagnosi in seguito ai protocolli che hanno dovuto prendere, diciamo, trasformarsi sulla scorta della pressione del Covid anche in ambiti appunto che non avevano nessuna attinenza con il Covid, dall'oncologia alla cura delle cronicità. Che cosa è successo sul campo? C'è stato sicuramente un notevole impatto indiretto, se vogliamo, della pandemia Covid sulle cure a tutti i livelli. Io chiaramente per il tipo di lavoro che faccio posso fare così un esempio, che è quello dell'impatto indiretto della pandemia sul cerebrale. Devo dire, è stato estremamente interessante perché ci siamo resi conto che chiaramente in alcune regioni dove il numero dei pazienti che necessitavano ovviamente di ricovero aumentava, come dicevo prima, a un ritmo veramente forsennato, tutto quanto il sistema organizzativo delle cure per l'ictus, per esempio, è stato rimodulato. Vedremo qualche esempio, ma guardate qui in questa slide, pensate solo alla Lombardia, dove a un certo punto, nel momento più, voglio dire, forse più caldo della pandemia, il 22 aprile, abbiamo avuto quasi il 30% dei posti letto erano tutti quanti dedicati a pazienti Covid, ovviamente non solo terapia intensiva ma anche gli altri reparti e via dicendo. Quindi questo chiaramente ha portato a tutta una serie di fenomeni. Ad esempio, ripeto, sempre in Lombardia, dove normalmente esistono 38 stroke unit organizzate in un sistema hub and spoke, quindi dove ci sono gli hub che sono in grado di erogare le terapie più aggressive, quindi il famoso trombectomia per via endovascolare, eccetera, eccetera. Ci sono gli SPOC dove invece si fa trombolisi per l'ictus acuto, o sempre gli hub dove si possono fare si possono trattare gli aneurismi rotti che causano l'emorragia subaracnoidea. Ecco, tutto questo mondo estremamente organizzato in protocolli e quant'altro è stato stravolto e veramente overnight, cioè dalla sera alla mattina si è passati da 38 stroke unit a 10 stroke unit, a 10 centri nei quali venivano gestiti tutti i casi di ictus, tutti i casi di emorragia subaracnoidea, tutti i casi di emorragia cerebrale che dovevano essere, che avevano bisogno di quel tipo di assistenza, perché il resto dei letti sono stati utilizzati per i pazienti Covid. Una cosa simile è successa anche in Liguria e questo chiaramente ha avuto un notevole impatto. E addirittura anche adesso, in questa fase, non tutte le unità durante l'estate erano ritornate alla loro vocazione precedente, ma ancora si stavano, come dire, rinormalizzando. Anche noi nella regione Lazio, banalmente nella mia rete, la stroke unit dell'ospedale di Latina è stata, e la neurologia sono state completamente dedicate al Covid e quindi l'ospedale San Camillo si è fatto carico di tutta l'area territoriale che serviva quindi quei pazienti. E questo è stato molto importante ovviamente in termini di accesso, un accesso alle cure che è diventato, se vogliamo, un accesso a ostacoli, perché l'ostacolo maggiore anche era rappresentato dal rischio stesso che il paziente che arrivava potesse essere un paziente affetto non solo da ictus ma anche da Covid. Questo ha portato all'elaborazione di diversi protocolli che prevedevano ovviamente l'immediato soccorso del paziente con ictus attraverso un percorso tra virgolette sporco, caratterizzato soprattutto dall'elevato livello di protezione degli operatori e dal tentativo di fare
quanto prima possibile, di avere quanto prima possibile il risultato del tampone. Parliamo dell'inizio della pandemia, quando per avere il risultato di un tampone ci volevano anche 12-24 ore, non era così immediato. Oggi sappiamo che con alcuni sierologici in 20 minuti almeno abbiamo uno screening. Questo per esempio è quello che si fa nel mio ospedale. E a seconda... Interromperla un attimo per sottolineare un aspetto che... Prego. Molto, nel senso, perché non solo... dalla sua narrazione emerge come le risorse di spazi siano stati ridotti a un quarto del precedente, ma quella stessa riduzione deve essere ulteriormente suddivisa in un percorso, come si può dire, COVID-free e non un percorso non COVID-free, un sospetto COVID o rischio COVID. Quindi c'è una ulteriore complicazione, certo, alla base, nel senso... Sì. Assolutamente, assolutamente. Questa ulteriore complicazione, per esempio, ovviamente ha portato tutta una serie di difficoltà che si sono dovute affrontare veramente in tempi brevissimi per mettere in sicurezza i pazienti, sia quelli affetti da Covid che quelli che non lo erano, che gli operatori. E basta pensare a un pronto soccorso, quindi il motivo delle tende della protezione civile, ma è chiaro che se arriva un paziente con un infarto del miocardio o un ictus, la prima cosa è soccorrere il paziente cercando di proteggersi e di capire anche se oltre a esserci quella patologia ce n'è anche un'altra. Quindi ovviamente questo che cosa ha portato? Ad esempio a un rallentamento anche delle cure, perché se io ho appena trattato un paziente ad elevato rischio Covid, ho appena fatto un TAC, prima di metterne dentro un altro dovrò sanificare quella TAC, dovrò pulire quell'ambiente, dovrò fare in modo che il prossimo paziente non corra il rischio di prendersi l'infezione se quello precedente aveva un sospetto forte di averla. Ecco, tutto questo è stato qualcosa con il quale ci siamo dovuti confrontare. E gli effetti, per esempio, sulla patologia cerebrovascolare quali sono stati? In alcune regioni è stato segnalato in alcuni centri una diminuzione anche del 30-40% dei pazienti con ictus che arrivavano, ma devo dire che nel mio centro questo non è successo. Forse quello che abbiamo visto di meno erano i pazienti con gli attacchi ischemici transitori, i pazienti con situazioni più lievi che nel periodo del lockdown avevano timore o erano scoraggiati a recarsi in ospedale. Quindi una maggiore prevalenza di ictus gravi, un aumento del numero dei pazienti con un ictus a insorgenza sconosciuta, e tutti voi sapete quanto importante sia sapere quando è iniziata la sintomatologia, perché in assenza di questa informazione non si può accedere alle terapie di rivascolarizzazione cerebrale. Questo è stato un effetto del lockdown sulle persone che vivono da sole o comunque sia che avevano una riduzione dei contatti sociali. L'outcome clinico di questi pazienti è stato in media peggiore rispetto a quelli che invece venivano o sono stati trattati in altri periodi, e un'altra caratteristica era quella che i pazienti venivano trattenuti in ospedale per un tempo più breve, cioè la lunghezza del ricovero era in linea di massima un po', insomma, era ridotta. Questo ovviamente perché si cercava di esporli meno da una parte al rischio di contagio, da un'altra parte perché magari si aveva bisogno di posti letto, perché l'ospedale che un tempo accanto che trattava gli ictus non lo trattava più, quindi c'era comunque una pressione da parte del territorio, quindi molti uscivano con un workup diagnostico parzialmente completo da completare a casa e quant'altro. Quindi un difficile equilibrio sul quale le società scientifiche hanno cercato di dare dei consigli, di poter sostenere in qualche modo tecnicamente, ma anche, se vogliamo, anche un po' moralmente, tutti noi che ci siamo trovati sulla linea di questo fronte. Sì, anche dover fondere, non solo fare delle scelte, ma immagino fare delle scelte basate su una priorità, cioè dando un'importanza, dovendo affrontare due rischi assieme, dover scegliere sempre quale fosse il più grave e quello da affrontare. E questo ci riporta in maniera preponderante, dottoressa Grillo, su, diciamo, una riflessione che è anche assicurativa e sicuramente riguarda la responsabilità, perché non riguarda sugli anni a venire, in qualche modo dovrà portare a ricalcolare il giorno della responsabilità e a prevedere una serie di contromisure.
quali potrebbero essere quelle che già adesso si stanno formulando? Allora, il problema della responsabilità Covid, sia nella sua forma diretta e indiretta, in realtà è un po' il nodo centrale su cui si è scatenato il dibattito di noi assicuratori o giuristi sin dai primi giorni della pandemia. In realtà forse si è detto anche troppo sul tema, in quanto in realtà tutti noi siamo alla ricerca di certezze. Soprattutto noi assicuratori che per assurdo lavoriamo con l'ALEA, in realtà siamo particolarmente risk averse e dunque vogliamo sapere come esattamente quali sono i confini. Purtroppo credo che il Covid ci ha insegnato che difficilmente possiamo avere delle certezze, soprattutto se in termini temporali che in termini geografici. Per quanto riguarda i termini temporali, io mi ricordo i primi giorni, anche il primo mese in cui si accendevano le televisioni, si guardava la protezione civile, si parlava, si guardava i grandi esperti anche di rango internazionale che spesso cambiavano idea su cosa si doveva fare. Io mi ricordo la diatriba mascherina sì, mascherina no, che ci ha accompagnato per lungo tempo. E dunque, in questa prima fase, dove veramente nessuno sapeva come ci si doveva comportare, probabilmente, e con un aumento dei casi, come ha giustamente sottolineato la dottoressa Pezzella, dal 21 febbraio siamo passati dal primo caso a 9 giorni dopo, già con 1694 casi e 34 decessi. Dunque, in un momento di grandissima impennata di casi e dove il sistema sanitario si è trovato ad affrontare con le stesse risorse un flusso di persone estremamente maggiore rispetto al normale. Tutti noi sappiamo che il sistema sanitario è tarato su quello che è il flusso normale di pazienti, si è trovato ad affrontare una situazione di grande emergenza. In questo senso mi sento di dire, e molti stanno parlando, del fatto che si potrebbe, e verosimilmente si invocherà, il concetto di forza maggiore, che è un concetto giuridico presente nel nostro ordinamento, ma presente più o meno in quasi tutti gli ordinamenti, secondo il quale chiaramente quando esiste un evento di una forza tale per il quale oggettivamente non è possibile resistere, tale evento per la sua forza intrinseca determina la persona a compiere un atto positivo o negativo in modo necessario e inevitabile. Così come il caso fortuito, anche la forza maggiore è considerata una causa di esonero di responsabilità. E qui si aprirà sicuramente il dibattito fino a quando si può invocare la forza maggiore. Per la prima settimana, per i primi mesi, per la prima ondata, per tutta la durata della pandemia. Dunque i dubbi sono molti, ma anche a livello geografico credo che ci sia una grandissima differenza. Pensiamo ad alcuni ospedali che purtroppo sono diventati tristemente noti perché abbiamo visto delle scene in cui c'erano i camion militari che portavano via i cadaveri, e quelle situazioni sicuramente non possono essere paragonate a altre situazioni in cui per fortuna alcune regioni sono state toccate veramente marginalmente dal Covid. Per cui credo che il Covid ci abbia insegnato a fronteggiare anche a livello giuridico uno stato di grande incertezza, secondo me questo è il momento giusto affinché le strutture sanitarie da una parte iniziano a raccogliere le idee, iniziano a raccogliere tutto quello che è stato fatto al fine di poter far fronte ad eventuali richieste risarcitorie che possono arrivare, per dimostrare che in determinati luoghi e per un determinato lasso di tempo non era possibile fare diversamente o fare di più, tant'è vero che la pandemia non ha colpito solo l'Italia, ma ha colpito tutto il mondo in modo devastante. La conta dei morti purtroppo la conosciamo tutti, ma credo che debba anche indurre l'altra parte, coloro che assistono le vittime, ad avere un atteggiamento molto attento nel fare richieste danni, andare a individuare le responsabilità, perché anche lì non è molto semplice
di chi è la colpa? Del medico, della struttura, delle regioni che in alcuni casi hanno commissariato interamente il sistema sanitario regionale e hanno imposto le organizzazioni di cui parlava prima la dottoressa Pezzella, dunque la riconversione di interi reparti, la creazione di ospedali che erano solo dedicati al Covid, delle organizzazioni anche internazionali che non sempre hanno dato delle indicazioni immediate ai sanitari su come dovevano comportarsi. Dunque credo che sia anche un lavoro molto importante da parte delle vittime e degli avvocati che li assistono, andare a identificare puntualmente esattamente quel giorno cosa è successo, di chi sarebbe la responsabilità e se effettivamente, considerato lo stato in cui vivevamo, si possa pensare ad invocare una responsabilità. Grazie dottoressa Grillo. Dottoressa Pezzella, adesso ricordando sempre a chi si ascolta che potrà sottoporre le domande per le due relatrici che poi alle quali verrà risposto dopo quest'ultimo intervento della dottoressa Pezzella, vorrei chiudere con questa, diciamo, questa tematica di prospettiva, esattamente le lezioni del Covid. Cioè, abbiamo visto come dal punto di vista della responsabilità medica, della responsabilità civile, per meglio dire, in sanità e della contromisure da con le quali prepararsi per eventualmente per il futuro dal punto di vista assicurativo, il Covid ha lasciato il segno, cioè c'è già un grosso movimento e c'è stata una grossa riflessione. Come è cambiato invece l'approccio al mondo della ricerca sulla base della, sulla spinta dell'epidemia? Sì, grazie per questa domanda. Sicuramente il Covid ci ha insegnato moltissimo, come diceva giustamente dottoressa Grillo, c'è stato uno stimolo e un impulso potentissimo per la ricerca sia di natura medica ma anche non medica, e quindi c'è stato un aumento dell'attenzione anche rispetto a quello che è l'importanza dei dati credibili e le conclusioni affidabili. Infatti, se da una parte l'accesso rapido agli articoli pubblicati, in qualche modo anche al fatto che bastava scrivere Covid e si pubblicava qualsiasi cosa, questo nei primi mesi, se vogliamo, ha fatto sì che si potesse trovare nella letteratura scientifica a volte anche delle posizioni contrastanti, cosa che non è, per carità di Dio, non è rara, però c'è stato un richiamo, se vogliamo, anche all'etica della ricerca e della professionalità nella ricerca un po' per tutti quanti noi, lo abbiamo sentito in modo molto, molto forte. Così come abbiamo imparato che in effetti un processo non solo diciamo così top down, ma anche bottom up di analisi delle evidenze, di verifica, di implementazione, di quanto importante sia il ciclo della qualità, soprattutto nella sua parte di comunicazione dei risultati, di disseminazione dei risultati e di consapevolezza da parte degli operatori di questi, possa essere determinante nel migliorare le cure. Se oggi come oggi forse il numero dei morti è un numero diverso, questo poi ce lo dirà solo la storia, ma insomma l'impressione è che i casi gravi siano in proporzione inferiori rispetto all'inizio della pandemia, perché abbiamo imparato che bisogna curarli subito, abbiamo imparato che bisogna dare subito gli antitrombotici, le eparine a basso peso molecolare, abbiamo imparato che non si deve perdere tempo, e questo lo abbiamo veramente imparato sulla nostra pelle. In qualche modo abbiamo anche dimostrato che un accesso gratuito, libero, se vogliamo, tra virgolette, alle informazioni contribuisce non solo alla definizione di migliori percorsi di cura e percorsi di cura di buona qualità, ma anche alla consapevolezza della popolazione. E questa consapevolezza che invocava prima Alessandra Grillo, assolutamente non solo quindi per gli avvocati, ma anche per la popolazione tutta, che in qualche modo è stata resa edotta, se vogliamo, con una vulgata di quelle che sono le evidenze scientifiche dell'impresa che ci siamo trovati di fronte. Grazie. Perfetto, allora io credo che veramente sia stata un'apertura, un volo su una tematica molto specifica, molto, molto precisa, quindi ringrazio sia la dottoressa Pezzella che la dottoressa Grillo per il loro intervento e per il tempo che ci hanno dedicato. Io credo che chiunque ci abbia seguito
autora, possibilità di approfondire con il Saturn, c'erano proposti in periodo che non ha superato l'una, quindi vi ringrazio anche per la questione del messaggio che per la sua profondità. Credo che tutti i fattori, perché non vedo domande che partecipano, sono stati molto numerosi e quindi evidentemente sono rimasti semplicemente silenziosi e attenti ad ogni singolo dettaglio che è stato espresso. Con questo approfondimento, veramente i miei complimenti e vorrei dire grazie a tutti per il lavoro svolto e do complimento a voi e a tutti i partecipanti nel prossimo appuntamento di approfondimento del webinar. E ovviamente anche alle pagine di Sanità 360 sulle quali riprenderemo questi temi e racconteremo approfondimenti la giornata di oggi e eventualmente i suoi ulteriori riflessioni. Siamo una comunità sostanzialmente di pensiero che si dedica al risparmio sanitario e condivisione esattamente di quelle esperienze, di quelle consapevolezze, come abbiamo fatto oggi. Perciò siamo sempre aperti a interventi, interviste, suggerimenti e apertura di nuovo. Detto questo, io veramente ringrazio sia le autrici che tutti i partecipanti che ci hanno seguito e il nostro Cham che ci ospita in questa serie di webinar e vi auguro un buon pomeriggio e un buon settimana. Grazie a tutti. Grazie a voi. Ancora, a presto. Arrivederci. Arrivederci.